conclusioni sono molto più preoccupato di prima, perché tutto sommato mi sembra che dopo che è arrivato Zeus, che ha coperto con il mantello Aton, da lì in poi non ci siamo più ritrovati nella nostra identità. E anzi, ho l'impressione che la modernità abbia ulteriormente complicato il problema, introducendo una triade, oltre, mentre tutto sommato Platone e Aristotele si accontentavano di avere l'anima e il corpo, noi qui adesso abbiamo introdotto mente, corpo e cervello. E mi sembra che qui stiamo andando verso sempre più uno stato di disidentificazione del corpo piuttosto che altro. Che cosa è successo quando Zeus ha posto il mantello sopra Cton e ha, per così dire, deciso di chiudere il percorso verso il profondo e consegnarci a ciò che brilla e splende nella luce, cioè i fenomeni? Che cosa è successo in quel momento? Vorrei riuscire ad entrare e capire esattamente che cosa è successo. È lì che è nata la coscienza, per caso? È lì che... E perché Paolo mi parli della coscienza e delle rappresentazioni dell'animale funzionali al loro rapporto con l'uomo, cioè quindi con il fatto che per esempio viene rappresentata la pancia, cioè la carne, quella che io mangio. Allora, che cosa sta facendo qui la rappresentazione? Sta riducendo ciò che si mostra nella luce a ciò che è utile a me, non a ciò che si mostra nella luce, ma a ciò che si mostra nella mia luce. E Cartesio, quando coglie il cogito, che è vero che è un'intuizione, nel senso che non è una deduzione, ma non è un'intuizione intellettuale nel senso platonico del termine, è una visione fenomenologica, cioè il percorso del dubbio che pone Cartesio deve essere da tutti noi, non soltanto letto astrattamente su una seconda meditazione e cercato di capire, ma deve essere percorso, cioè ognuno di noi, se comincia a dubitare realmente tutto quello che incontra, eccetera, deve poter arrivare ad una visione, no? Perché poi Cartesio da questa visione è crollato, come dice giustamente Damasio, nella distinzione che, non dimentichiamoci che lui non aveva gli strumenti scientifici che abbiamo noi oggi, è un discorso non certo sulla persona di Cartesio, ma su quello che il pensiero pensava in Cartesio. Come mai il pensiero di Cartesio ha dovuto comunque correggere l'intuizione del cogito con la res extensa e con quindi una giustificazione del mondo esterno fenomenico su cui è sempre arrivato? E che cosa vuol dire da parte dei neurofisiologi di oggi considerare corpo, mente, cervello sempre come se fossero degli enti esterni al pensiero che lo pensa, sempre come fossero degli oggetti d'uso e non mai cercare di comprenderne nella loro vita attuale, no? Forse se Zeus non metteva quel mantello era meglio, insomma. Diciamo che Zeus ha messo quel mantello, gli avevano già nelle rappresentazioni sulle pareti, quando si comincia a disegnare una forma piatta dell'animale. Le rappresentazioni del corpo dell'uomo, per esempio, sono le vendi, il paleolitico, eccetera, eccetera, sono tridimensionali, che rappresentano più facilmente l'uomo in forma tridimensionale e l'animale in forma piatta. Perché? Perché stanno facendo una mappa del mondo, cioè stanno facendo proprio quella superficie lì a cui poi arriva Zas. Diciamo che sì, cioè il fatto di rappresentare l'animale in un certo modo, in forma piatta, e anche rappresentando la cosa che mi interessa, cioè la quantità di carne o la massa.
massa che ho la massa dell'animale che devo affrontare per procurarmi quella carne. È un creare un mondo che comincia a essere un obiettivo, cioè, si comincia a delineare un senso che non è più interiore, che non è più la pancia, ma si comincia a delineare un senso che è una direzione, che vado verso una direzione di un progetto. Certo, c'era poi tutto il resto del discorso che non ho letto per questioni di tempo, vabbè, non era qui neanche tanto lungo, che parlava appunto del Dio biblico e del concetto di terra promessa. Cioè, lì cosa succede? Innanzitutto, vabbè, c'è tutto il discorso della creazione che adesso per noi è diventata un creare dal nulla, ma in realtà era un creare distinguendo, perché Bara, la parola Bara, Bereshit Bara, Elohim, la parola Bara sta in un ambito semantico e Bara solo Dio Bara, cioè nel senso che non è usata 49 volte nella Bibbia quella parola lì, ed è usata sempre solo riferita a Dio. E noi oggi la traduciamo declinata al passato, tra l'altro, che anche questo ha un significato. Cioè vuol dire che noi oggi abbiamo abbastanza stravolto quello che c'è scritto, secondo me, ma poi io non sono uno studioso della Bibbia ovviamente, però comunque già il fatto di declinare il passato questa cosa è già un'interpretazione abbastanza ben delimitata, cioè vuol dire che noi abbiamo visto la filosofia, l'essere, il nulla e compagnia bella, e creare è un creare dal nulla, mentre invece Dio fa distinguendo, cioè Elohim crea distinguendo le cose. Barasta, tutta una serie di cose, di parole che significano appunto il distinguere, fare tagliando, il fare separando, e poi anche il germogliare, per esempio, cioè Bara sta nella parola farro, farina per esempio, no? Cioè ci sono in un ambito semantico simile che indica, adesso non mi ricordo, mi pare della Sumero Bar, no, questo è un altro, insomma comunque indica un cespuglio, germogliare dei cespugli, che vuol dire che non è fare del nulla, ma è un creare distinguendo. Allora, nel momento in cui si fa distinguendo qualche cosa, si comincia a creare appunto quel mondo lì fatto della luce. Nel momento in cui si comincia a distinguere, però, si comincia a distinguere anche il fatto della sofferenza, si comincia a distinguere anche il non senso del mondo, e quindi si viene estromessi dal giardino, dove tutto è perfetto. E la terra diventa promessa. Non è più la terra che io ho nel giardino, è una terra che viene posticipata, viene promessa, viene spostata dopo. E quindi l'individuo sta in un popolo, intanto perché si parla di terra, quindi sta in un popolo. La terra è promessa al popolo, non all'individuo. Non siamo nel cristianesimo. Allora, l'individuo, il membro di quel popolo lì, diventa una funzione della terra promessa. E già si comincia a cadere dentro il corpo come funzione, secondo quello come vedo io. Poi ovviamente si arriverà al cristianesimo, dove già si perde il concetto di popolo, perché il cristianesimo non parla più del popolo eletto. Nel cristianesimo si può convertire la gente, tutti, cioè il cristianesimo possono convertirsi tutti i popoli, quindi qualsiasi popolo, che vuol dire che si torna all'individuo. E infatti quello che viene promesso nel cristianesimo non è più la terra, ma è il corpo. È la resurrezione dei corpi che vuole il cristianesimo, poi alla fine. E quindi anche qui il corpo fisico, quello caton, quello profondo che noi siamo, viene sradicato praticamente. Cioè la coscienza dell'uomo viene sradicata da quel corpo lì per essere proiettata in un corpo interiore, in un oltre corpo. La differenza tra corpo interiore, che è quello dei nostri progetti qui
Reni è un oltrecorpo che invece è quello che verrà nella parousia quando Cristo risorgerà, cioè quando verrà il giudizio universale e Cristo farà risorgere tutti. Quindi siamo, cioè, per come la vedo io, l'identità dentro nel mondo è una funzione, cioè la funzione è dove voglio arrivare, il senso è una direzione, noi non prendiamo senso per quello che siamo, come dovrebbe essere, cioè acquisire coscienza che noi siamo qui, siamo questa cosa, stare bene in quello che siamo, ma acquisiamo senso in funzione di qualche cosa che posticipiamo continuamente, e il massimo di questa posticipazione della felicità, di stare bene, eccetera, è la resurrezione, quando il corpo è perfetto, sorgeranno i corpi perfetti, senza difetti, eccetera, eccetera. Come non avete pronunciato cercando, no? Come mai non avete pensato di cominciare questo discorso intanto con una visione di corpo e mente e del come facciamo a accorgersi di qual è la differenza tra il corpo e la mente, come abbiamo questa percezione? Di questo perché io nell'ultimo tempo ho l'idea che intorno a quelle volte che noi pensiamo, non facciamo altro allo scopo di analizzare questo pensiero che poi abbiamo, ma facciamo altro di creare un modello di questo pensiero, perché noi il pensiero reale non riusciamo mai a ottenere. Ma noi vogliamo, pensiamo a quello che in realtà stiamo pensando e quindi cerchiamo di pensare su quello che pensiamo, ma non facciamo altro che creare un modello, quindi in realtà non abbiamo mai la realtà. Come facciamo a questo punto a stabilire qual è il limite tra mente e corpo? Qual è quella cosa che ci fa capire che esiste questa differenza? Qual è il limite che limita la superficie che limita mente e corpo? Ecco, questa cosa. E come mai non c'è una definizione, cioè non si è partita questa cosa, mi sembrava una cosa un po' anche fondamentale. Beh, diciamo, Spinoza ad esempio definiva la mente come l'aspetto interiore del corpo, il corpo come l'aspetto esteriore della mente, definizione che penso a Damasio piacerebbe. E la distinzione fondamentale che se ne può fare oggi sul piano filosofico e sul piano scientifico è in relazione alla categoria di quantità e di misurabilità che sottostà ai fenomeni fisici, ai fenomeni empirici dei quali si predicano, e quindi le affezioni del corpo si predicano e sono soggette, appunto, affezione sempre in senso spinoziano, se vogliamo. Sono soggetti a affezioni, sono soggetti a interazione fisica, appunto, come già abbiamo detto, a processi biochimici, processi neurologici e interagiscono con l'ambiente. E i fenomeni mentali, in senso fenomenologico, invece sono privi di collocazione spazio-temporale. Sono non misurabili, non sono riducibili a un presupposto di categorizzazione scientifica. Sono per l'appunto fenomeni per cui Husserl, nella crisi delle scienze europee, della fenomenologia trascendentale, distingue tra atteggiamento personalistico e atteggiamento fisicalistico. L'atteggiamento personalistico è l'atteggiamento che si rifà al mondo per l'appunto dei fenomeni dell'Irlebnis, dei vissuti di coscienza, un atteggiamento che si fa al mondo del precategoriale, cioè al poter dire di qualcosa che quella cosa è indipendentemente dalle sue categorizzazioni scientifiche, dalle sue categorizzazioni psicologiche, soggettive, dossiche, eccetera. E l'atteggiamento fisicalistico invece è quello che secondo Husserl sembra permeare un po' l'ambiente delle scienze europee del Novecento, per il quale, appunto, come diceva Alessandro, tutto è dato alla mano, è dato all'uso, è dato come strumento, è dato come corpo fisico
del quale si considerano le categorizzazioni misurabili, le quantificazioni e quindi gli studi soggetti alla riduzione scientifica, obbligando la loro l'eidos, quello che Husserl chiama eidos, cioè diciamo in senso greco qui l'essenza dell'oggetto, che è ridotto e che è competente su un piano puramente fenomenologico e logico in questo senso. Anche in questo senso la matematica può entrare nella riflessione fenomenologica con gli strumenti e con le teorie matematiche che si inseriscono bene anche, come già abbiamo detto, non solo per il dibattito sul platonismo, sul costruttivismo, ma anche su una fondazione ontologica del sapere. E volevo aggiungere una cosa, che la distinzione fra fenomeni fisici e fenomeni psichici si deve a Brentano, che come ci ricordava Tommaso è colui che ha condotto un matematico dalla matematica alla filosofia, e quando lui parla di psicologia non dobbiamo pensare in senso non dobbiamo pensare in senso attuale. La psicologia di Brentano è la psicologia di Aristotele, ovvero è la filosofia in senso di ontologia di quel particolare ente che si chiama anima o mens, no? Mente, spirito, comunque in ogni caso quello che noi oggi, cioè quello che Cartier parlava la rex cogita, cioè la parte pensante, senziente, e non quindi la parte strettamente fisica. Ciò che distingue i fenomeni fisici dai fenomeni psichici, in senso per italiano, è che il fenomeno psichico porta sempre con sé una dualità, una dicotomia, ovvero quello che sono quei famosi soggetto e oggetto, cioè ovvero qui stiamo parlando dell'intenzionalità della coscienza. Ovvero, ogni fenomeno psico è connotato dal fatto che vi è una distinzione fra un, potremmo dire, un dentro e un fuori, no? Fra un soggetto e un oggetto. Quindi vedete che in fondo il pensiero occidentale non è mai riuscito a pensare all'unità, forse ci riesce riducendola brutalmente al corpo, nel senso del corpo, del corpo fisico, oppure lo fa appena riduzioni gravi come la riduzione di tutto, diciamo così, il pensiero platonico e anche pre-platonico, per cui c'è proprio una svalutazione, no? della corporalità, cioè la corporalità è un essente di serie B, diciamo così. Allora, sostanzialmente il mondo occidentale, che non è mai riuscito a risolvere questa problematica dell'identità, dell'unità, ci ha portato a vivere due fasi, sostanzialmente. Una fase in cui prevale un io, una coscienza intesa come anima, e che quindi è la parte anche trascendente dell'essere umano, e in virtù della quale sostanzialmente il corpo è una prigione, cioè per la quale il corpo è la sua prigione. Il corpo è la prigione dell'anima, secondo la visione, diciamo così, antica e fatta proprio poi anche dal cristianesimo. E poi abbiamo invece una sorta di liberazione. Noi potremmo prendere come figura simbolica il Don Giovanni, tanto per intenderci, come figura simbolica per fare riferimento a questo, per cui diventa l'anima essere la prigione del corpo. E ci vorranno due secoli, in questo modo, per arrivare a un'effettiva liberazione del corpo, dell'anima, e la liberazione dell'anima si ha soltanto quando muore Dio con Nietzsche, non si ha in nessun altro momento, no? Ma ora la mia impressione, ed è secondo me ciò che la mostra a rischio, dopo passo la parola a Franco, segnala, è che se noi forse, e non è detto perché comunque rimangono ancora delle forme ampie di pensiero dogmatico, noi se abbiamo in qualche modo, o una parte di noi perlomeno, ci siamo liberati da questa dittatura dell'anima, siamo entrati a piedi pari dentro la dittatura della corporeità strong, come dire, di ferro e di metallo, no? Cioè, proprio di un materialismo e francamente non so se è peggio o meglio o uguale sostanzialmente.
Quindi quello che mi sembra che io vorrei lasciare, la mia ultima parola, questa